baila, baila. Oddio, che carino. Buongiorno a tutti, amici. Sì, non guardate il letto che non è rifatto, devo rifarlo. Ops. Comunque, oggi è il secondo giorno effettivo, diciamo, qua a Los Angeles e io non so come mai, ma sono ammalata. Io ogni volta che vengo a Los Angeles, ciao, in America, mi ammalo. Ma io dico, ma perché? Uffi! Stavo guardando e speravo che ci fosse una persona, mi stavo già preoccupando. Comunque, ieri mi era salito un po' di febbre, appunto, del motivo per cui lì c'è un termometro, che ho anche rotto, non so come, vabbè, io non ho mai rapporto con i termometri. Hanno bussato, non mi pare. Quindi, sì, probabilmente mi è salita un po' di febbre, avevo 38.4, ma penso che sia stata comunque la stanchezza del viaggio, un accumularsi di tante cose da fare. Ora mi sono riposata, ho ripreso tutte le energie, quindi sono pronta per questa bellissima giornata. Avremo da fare tantissime cose bellissime, non vi anticipo niente, scoprirete nel vlog. E non mandate avanti questo video per scoprire tutte le cose, seguitelo tutto. Mi raccomando, che vi conosco, furbi. Vabbè, a parte gli scherzi, farò un sacco di cose belle, mangerò tantissimo perché andremo in un posto molto molto buono, l'ho già guardato su Instagram, io super curiosa, volevo già spoilerarmelo e quindi sono super curiosa e faccio una transizione. Woo! Comunque ho scoperto che ho ancora la febbre. Comunque, l'outfit per la giornata, dato che è abbastanza freddo alla fine, è questa felpa di Calvin, che già avete visto molte molte volte, bianca. Questo vestito nuovo di Zara, che comunque è anche molto molto semplice, con le frangioline, qui, alla fine. E questi stivali, anche nuovi, che ho comprato insieme al vestito, sempre di Zara, molto molto belli. Li cercavo così, neri lisci da tanto tempo. E sono super felice di averli trovati. Ah, si è incastrato. E ora vado seriamente giù a fare colazione. Ciao amici, sono nella camera 421. Allora, noi siamo qua a fare colazione. La Vale si è buttata il computer per editare. Ho editato dalle 3 alle 6 di notte. Super professionale. Brava Vale. Però adesso non riesco a caricarlo. Il wifi ha qualche problema, però risolveremo tutto. Speriamo. Allora, io, dato che appunto volevo stare molto sana, leggera, ho preso questo, che è più grande della mia boccia. Ma io sono ancora nell'indecisione, non so. Io pensavo di prendere qui ieri. Quindi lo yogurt, che fa bene, e io in America e le patate. Colazione salata, non so come faccio. È arrivato anche il cibo alla Vale, cosa hai preso? Quindi granola e granola, yogurt, frutta. Buono? Molto 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 buono. Io sono pienissima e ora sorseggerò il mio tè. Comunque ieri ho criticato la Vale che stava bevendo il tè perché gli ho detto che la mattina se lo bevi non dormi. Il caffè è meglio, il caffè americano. E adesso ok. Ops. Comunque nel fondaggio qui sempre vado un po' di tè. Vero. Io un po' delusa, però vabbè, capisco che il caffè cioè così piccoli in stima. Anche comunque questo tè è buono. Bene, bene. Approvato. Dell'acqua perché sto prendendo le medicine per guarire. Sono qua con Vale che sta cercando di caricare il benedetto video e abbiamo anche rubato dei palloncini con l'elio, quindi ora faremo la vocina. Che emozione! Faremo la vocina. Ma in realtà ci servirebbe una forbice. Ci servirebbe le forbici in realtà. Però fatto sta che io le avevo portate, tutto calcolato, ma me le hanno sequestrate in aeroporto perché ai controlli sono pericolosa. Sei pericolosa, quindi ora vedremo come fare. Teniamo aggiornato. Buon salve a tutti, oggi siamo qui a Los Angeles e allora è una cosa molto divertente, io ho il mal di gola, quindi io sono super gasata di fare queste cose.
Quella. Comunque usciranno dei vlog in questi giorni molto bello, perché io sembro una rara. Mini Marlena torna a casa. Oddio. Adoro. Io questa cosa sai che non dovrei farla. Io adoro. È sempre stato il mio sogno fare queste cose con Elio. A te che io avevo paura di farle quando ero più piccola, che magari poteva rimanere la voce così per tanto. Io non ci sono mai riuscita, ci provavo, ma adesso sono diventata professional. E niente. Comunque abbiamo ancora tanti altri palloncini, sì, quindi ci divertiremo davvero tanto. Ma questa cosa in realtà fa bene oppure non fa bene? Ma secondo me, cioè, un paio di volte non fa niente, però è chiaro che se lo fai sempre non va bene. Allora, andiamo qua alla cacio e pepe. Bibi, sei pronta? Non lo so, sto provando. Dai, vai. Buona? No. Four times. Non capisco che pasta è. Buona però. Sì, però... Not bad. Ha delle spezie un po' strane che non si mettono. Un'altra cosa italiana, la pizza, che sembra anche buona, però noi due siamo un po' piene, quindi l'assaggeremo, però anche se è buona. Io la mangio. Ci siamo appena spostate, siamo a Melrose. Lì ci sono delle ali molto molto belle. Io ho fatto delle foto, infatti, che sicuramente avrò già pubblicato su Instagram. E ora andiamo a fare un po' di shopping in Starbucks. Io ho preso mango e dragon fruit. E lei? Signora? Signora. Un caffè freddo con il latte di soia. Che però... mai preso questo. Buono. Buono. Aggiornamento, ragazzi, mi hanno appena finito di truccare. Fatemi sapere se vi piace il make-up, io sinceramente lo adoro. Davvero, è molto molto bello. La ragazza che me l'ha fatto era bravissima ed l'ho truccata benissimo, infatti. Wow. Wow, davvero. Vabbè, comunque mi hanno fatto anche i capelli. Ovviamente mi sono fatta fare le beach waves perché io le amo e non so farle, quindi quando posso me le faccio sempre fare dagli altri. E niente, ora mi preparo perché sono anche pure in ritardo, come sempre. Top! Amici, questo qua è l'outfit per questa sera. Zara Sweet Benedict, amici di Ops Object. Niente, poi ci sono io. Fatemi sapere se vi piace. E ora si va. 2, 1. Ciao ragazzi, sono tornata qua con una challenge molto particolare, la Slime Smooth Challenge The Kids Choice Awards. Vi spiego in breve. Praticamente ho qua un sacco di ingredienti fantastici come le fragole, i marshmallow, banane, quindi insomma ingredienti che si utilizzano per fare gli smoothie. Poi però ce ne sono anche altri come la pizza, che sinceramente non vorrei che andasse dentro il mio smoothie, però si vedrà. E praticamente dovrò spinnare, quindi far girare questa fantastica ruota per 4 volte, sperando ovviamente che escano degli ingredienti fantastici. Speriamo. Quindi iniziamo. Allora, prima spinnate, vediamo. Dai, andata bene. Ora io e Vale siamo appena arrivati alla festa. Sì, e stiamo per provare una cosa strana. Però siamo ora. Perché c'è qua anche Valeria. Siamo in camera. Io sono qua con il mio amico Fon, perché quando non ho il fornelletto, lo scaldotto, uso il Fon per riscaldarmi. Sembro una talpa. E niente, ovviamente così ferma. Sembri un procione. No, sai che oggi ho perso la coda di procione e me l'hai ritrovata oggi. Davvero? Coda di procione.
non, alla fine ho deciso di non rubargliela, anche se la vorrei un sacco. Ma qua dentro c'è un microfono? No, è qui. Cos'è questa roba che c'è dentro? Non copri niente, è un buco. E quindi niente, noi faremo le nanne insieme. Nanne, in realtà sparleremo un po'. Gossiperemo. Gossiperemo. Perché non già abbiamo potuto farlo in aereo. Perché eravamo separati. Mm. E vi mandiamo una buona buona notte. What the? Vuoi chiudere con il tuo piede? Sì. Ciao. You said we had it all. That shit would drive me crazy. Cause outside, outside is no feelings, baby. You say it's hard to tell what I've been thinking lately. But behind closed doors, I'm a fool for